immagini, foto e testimonianze per ringraziare Don Giuseppe Monaco in occasione dei suoi 40 anni di sacerdozio. Un video realizzato pochi anni fa e che è stato riproposto oggi dalla diocesi di Fano, Fossombrone e Cagliipergola per ricordare il parroco amato da tutti, tornato alla casa del padre ieri sera intorno a mezzanotte. Don Peppe si è spento all'età di 72 anni all'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove era ricoverato per coronavirus. Era nato a Villa Chiara, in provincia di Brescia, il 29 novembre 1948 ed era stato ordinato presbitero il 5 giugno del 76 nella cattedrale di Fano. «Preghiamo insieme per lui, per la sorella e per la nostra chiesa», hanno chiesto il vicario generale Presciutti e quello pastorale, Don Francesco Pierpaoli. Una perdita che ha lasciato sgomenta l'intera comunità. Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, come quello dell'Azione Cattolica che ricorda gli anni che vanno dal 1984 all'89, quando Don Giuseppe è stato viceparroco a Sant'Orso, aiutando nella missione pastorale Don Luigi Spallacci in un quartiere in continua espansione. Grazie a lui, ci hanno scritto, si sono svolti i campi scuola, feste del ciao, ACR, gruppi giovanili, tutte iniziative che per i tempi di allora erano una grande novità, esperienze che sono state come un seme fecondo nella vita parrocchiale. La data dei funerali è ancora da stabilire. Quando avremo indicazioni più precise per la celebrazione delle esequie, fanno sapere dalla diocesi, le comunicheremo. Intanto, nell'attesa dell'ultimo saluto, lo vogliamo ricordare attraverso i racconti, i sorrisi e la stima degli amici, dei fedeli e di tutti coloro che lo hanno amato.